la seconda volta che succede una cosa del genere. Forse si tratta di un maniaco che vive qui tra noi in ospedale. Dovrebbe informare la polizia. Ah, li conosco i poliziotti. Se ci si mettono tra i piedi, poi ce li ritroviamo anche in sala operatoria. È il simbolo della setta di Kiko. Peter. Venivano tributati sacrifici a questo dio? Purtroppo sì, sacrifici umani. Domattina trapianterò il suo cervello in uno dei cadaveri che ha visto nell'altra stanza. Lei morirà per rivivere in un corpo migliore e più giovane. Mi dirà lei stesso se l'operazione avrà avuto successo e cosa si prova passando dalla vita alla morte e dalla morte alla vita. Peter, attento, Peter! Ora non puoi più disturbarmi, ti ho reciso le corde vocali.